Si chiude con il botto l'anno dedicato a Leonardo, in commemorazione del 500° anniversario della sua morte. Fino al 10 febbraio 2020, al Museo Poldi Pezzoli a Milano, nella centrale via Manzoni al 12, è in esposizione esclusiva la Madonna Litta, un capolavoro assoluto conservato all'Ermitage di San Pietroburgo. Un quadro certamente dai tipici tratti leonardeschi, ma un quadro che, secondo gli studi più recenti, rivela una sorpresa. Gli studi più recenti attestano che la Madonna Litta sarebbe un lavoro di bottega dell'atelier di Leonardo e che, a dargli un'ultima rifinitura, sia stata Giovanni Boltraffio, il suo migliore allievo. Oltre alla celebre tela del genio di Vinci, nella mostra al Pol di Pezzoli sono esposte 20 opere di straordinaria qualità, 10 dipinti, 9 disegni e un'incisione, tutti eseguiti da Leonardo e dai suoi allievi tra il 1490 e il 1510. Infatti, l'intenzione dei curatori è mostrare soprattutto come Leonardo non sia stato un genio isolato, ma come invece sia stato capace di diffondere le proprie competenze a un gruppo scelto di allievi. Ed è quindi importante il lavoro degli studiosi per stabilire, grazie alle moderne tecnologie e ai confronti stilistici, a quale pittore appartenga ogni singolo quadro. Insieme alla Madonna Litta viene presentato un nucleo selezionatissimo di opere, una ventina fra disegni e dipinti di raffinatissima qualità, provenienti dalle collezioni private e pubbliche da tutto il mondo, realizzati da Leonardo e dai suoi allievi più vicini.